Buongiorno, buona domenica a tutti. Domenica 24 marzo. Oggi andiamo a casa di Cristina a festeggiare il suo 28esimo compleanno. Saremo una ventina di persone. Ci sarà Fred, che avete conosciuto nei precedenti video. Ci sarà Claudio con Monia, i suoi figli, e altri italiani, americani, poi c'è Dimitri che è un ragazzo greco, e poi forse qualcuno, c'è un domenicano, una coppia domenicana, non lo so, vedremo. Ah, poi c'è Armando che è messicano, quindi un party internazionale per il 28esimo compleanno di Cristina. Ieri pomeriggio io e Cristina abbiamo cucinato tutto il pomeriggio fino alla sera, abbiamo fatto i babà, abbiamo fatto l'impasto per la pizza e abbiamo fatto delle tagliatelle maculate al nero di seppia che verranno servite in una salsa di peperone rosso. E come presentazione ho preso dei peperoni crudi, mi sembra arancioni gialli e verdi, dove gli taglierò la testa e dopodiché gli farò gli occhi, il naso e la bocca tipo Halloween, e quindi queste tagliatelle verranno messe dentro al peperone, e perché dovrebbe essere comunque un piatto per Halloween, però noi lo facciamo adesso, così è un po' carino, una bella presentazione. E ovviamente quindi c'è la faccia col peperone, i capelli che sarebbero queste tagliatelle maculate nere, e ovviamente il peperone rosso dovrebbe rappresentare il sangue, no? Niente, poi ovviamente faremo il barbecue. Oggi una bella giornata, maniche corte, non c'è il sole però la temperatura è buona. Dopodiché c'è torte, cheesecake e altro, non so che cosa, ognuno porterà qualche cosa, ovviamente da bere. Niente, dai, ci vediamo dopo, vi faccio vedere un po' la festa, vi faccio vedere un po' gli amici, vi presento magari anche gli amici italiani, questi cervelli in fuga dall'Italia. E per adesso è tutto, vado a finire la mia opera d'arte, queste tagliatelle maculate al nero di seppia. A dopo. Eccoci qua ragazzi, Fred al reparto barbecue. Abbiamo due Fred, ne abbiamo due normali e uno homemade, una bombola GPL è stata aperta. Invece di qua ci abbiamo Cristina e Armando. Stanno preparando i tavoli. Adesso vi porto a vedere le tagliatelle maculate che nella notte però si sono un po' rotte, le avevo stese per farle asciugare. Eccole lì, tutte le tagliatelle maculate. Faccio vedere il colore da vicino. E niente, dopo speriamo che siano anche buone. Ragazzi, rullo di tamburi, e a voi Claudio, è appena arrivato. Ho fatto 1100 miglia in 3 giorni. Ah, cavoli, ci hai dato, eh? Non è male. Proprio media da camionista. Sì. Dai, continuiamo dopo ragazzi che stiamo impacchettando il regalo. Elisa, ciao a Matteo, tutti. La cemonia con la bimba. E via, sono un po' stanchi e hanno guidato tanto. Ragazzi, le tagliatelle, scheri tagliatelle, sono pronte. Questo è l'impiattamento. Tac. Ah, manca il cappello al giallo. Aspetta, mettiamo il cappello al giallo. Jody, vai, che Jody ha fatto i peperoni. Tac, ma che bello! Che artista. Vuoi fare una foto anche? Qua. Ragazzi, siamo pronti a mangiare. Puoi contare. Piattone, tavolone, grande, con tante robe da mangiare. Ah, qua sotto c'è il pane, se non ricordo male. Se vi serve, abbiamo sushi, tagliatelle, ovviamente verdure grigliate, qua i grill stanno andando, adesso metteremo sulla carne. E poi ovviamente avremo tanti dolci. C'è anche... Ah, andiamo a vedere. Abbiamo anche special guest. Ciao! Ciao! Una meraviglia il favore. Assaggiamo, vado ad assaggiare le tagliatelle. Adesso vi presento i ragazzi. Iniziamo dal capotavola.
Ecco qua, capotavola. Professore di matematica da Dozza, Giorgio! Ciao! Armando, Gianmarco, Matteo, questo lo conoscete, Claudio, ciao. Moania ciao. E famiglia. Questo poi lo metti su YouTube? Sì. Ok, allora io non faccio nessun video. Ma fallo, fai più... Guarda, ti ripeto, ho perso un po' la voglia, sì. Mi piace stare in compagnia. Oggi ti godi la giornata. Sì, bravo. Dopo abbiamo Giovanna con Elisa. Elisa è qua in vacanza, non è la bocchina lei. È qua in vacanza. Poi abbiamo Jeremy. Il fatto che all'inizio le green card Matt. L'abbiamo Hitten with Jody. Dopo abbiamo, aspetta che zoomo, Giovanni e la padrona di casa Cristina. Happy birthday. E dopo abbiamo Fred, che l'abbiamo lasciato là a sudare, a lavorare. E niente, dai, dopo vi faccio il video, aspetta che rizumo, della torta, la torta che l'ha fatta una Giovanna, poi abbiamo fatto i babà e poi abbiamo, Fred ha fatto le chiacchiere, quindi non ci facciamo mancare niente. Via ragazzi, tanti auguri a te. It's heavy, eh? Nothing. Hanno fatto lo scherzo! È vuota! È vuota! Cosa c'è? There is nothing! Be surprised! There is a bill for $200 to pay. Good luck! Congratulations! Non c'era il colore, allora! La metti sulla credenza! Così la foto! Thank you guys. This you will receive this week. Thank you so much. Non c'è the picture. Yes. I know. Understood. Non c'era il colore. No, arriverò. Adesso noi abbiamo babà every day. Abbiamo i babà. Abbiamo l'ombra, abbiamo i babà. Abbiamo le chiacchiere e la torta che avete visto prima. A Cristina gli abbiamo regalato un bellissimo. Ecco qua, tac! Stupendo, bellissimo! Non avevamo trovato il colore al labo, quindi abbiamo comprato online, arriverà martedì o mercoledì. Oh, così faremo pizza. Oh. Niente, adesso io vado a mangiare la torta e via. La giornata sta finendo. Claudio se ne sta andando a casa. Ciao, è stato bellissimo, veramente ho mangiato molto bene. Vi accompagno alla macchina. Dov'è che avete parcheggiato? Lì dove ci hai consigliato tu. Ah, la chiesa. E poi bisogna prendere l'autobus per una fermata. Vi accompagno un attimo, che hanno loro 3 ore di macchina più o meno da fare. Sì, quante miglia sono, Claudio? 2 ore e 45, però poi alla fine sai cos'è, io sono Fulvio. Quante... Vado sempre un paio di miglia sotto il limite di velocità. Io vado sempre 3 o 4 sopra. No, io non gli voglio dare nessuna chance di fermarmi alla polizia, non voglio, perché puoi trovare quello che gli ero del chiccherone, quel giorno ti ferma anche per 3 miglia sopra. Ma quante miglia sono? Più o meno? O chilometri? Non lo so, 2 ore e 45 sono che sarà? 160. 160 miglia? Sono 300 chilometri via, più o meno. Sì. E voilà. Allora, sono le 6:15, un po' di gente è entrata via, noi stiamo guardando la partita del... basket, è il March Madness, è il campionato finale del basket college. Stiamo tifando ovviamente Texas Tech, l'università, eccola là.
sta vincendo 48-28 l'Università di Lavo. C'è anche un italiano con il numero 25, Davide Moretti, che aveva fatto delle presenze anche in A1 in Italia, e adesso è qua all'università, è da 2 anni, è il secondo anno, e niente, ci guardiamo una partita. Eccolo qua, questo è italiano, ragazzi, magari lo conoscete. Eccolo. Dai, ecco Davide Moretti, come la birra. Let's see, fa canestro, grande, uno. Ciao, vi faccio vedere anche il secondo, questo non è italiano, vediamo. Comunque il risultato è molto 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 bene, 2-2, grande il Moretti, il Moretti. Niente, a dopo ragazzi, a dopo, a dopo. La giornata è finita, sto tornando a casa con un po' di avanzi per il pranzo di domani. La schiscetta di domani sarà bella bella sfiziosa, c'ho un po' di pollo, un po' di maiale, c'ho il babà, quindi domani ci aspetta un buon pranzo. Niente, è stata una bella giornata, so che non dovrei guidare con la luce accesa, ma fa niente, la guidiamo un attimo con la luce accesa. Niente, come dicevo, è stata una bella giornata, un bel compleanno, tutti gli amici, quasi tutti, qualcuno era in Italia, qualcuno doveva studiare perché ha degli esami, però comunque eravamo un bel gruppetto, abbiamo mangiato bene. Texas Tech Basket ha vinto il quarto di finale, adesso giocherà la semifinale giovedì. E niente, questa è stata la nostra domenica, come avete visto anche Claudio è venuto a trovarci. E niente, domani è lunedì, nuova settimana, si torna a lavorare e vi farò nuovi video. Questo è tutto, un abbraccio e buona settimana a tutti. Ciao ciao!